Ah, ma c'era da fare la foto prima, sai? Vabbè, la facciamo dopo, dai. Lascia andare. Durante. Ah, anche durante, sì. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in un video sul canale di Matti Vape. Io sono Matti Vape, ma come sempre. Bene, a posto. Io non ce la faccio, è troppo divertente sta cosa. Io impazzirò a trovare le immagini diverse ogni volta da metterci. Ah, devo tornare in store. Ok, siamo tornati, siamo pronti. Oggi di cosa andiamo a parlare? Di lui, il Berserker. Ce ne sono due tipologie differenti in questo momento in mercato. Noi le andremo a vedere tutte e due in una recensione sola, perché è inutile andare a fare due recensioni per lo stesso prodotto. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo ad intersecarsi nel discorso e ad interloquire nel tutto. Che cazzo sto dicendo? Lo so solo io, ma va bene lo stesso. Ok, Berserker MTL RTA e Berserker Mini MTL RTA. È la stessa tipologia, però troviamo delle colorazioni nuove, ma soprattutto la campana in acciaio. In questa colorazione qua è in color rainbow e non è per niente male. Ho visto un sacco di foto su internet e questo è veramente, veramente bello. Ma noi andiamo a vedere la versione MTL, perché dovrebbe essere un pochettino più ricco il contenuto. Andando ad aprire, bellissima la scatola, molto bella, mi piace un sacco. Andando ad aprire troviamo subito l'atomizzatore, il vetrino di ricambio con il camino adeguato al vetrino di ricambio e un tip di ricambio. Proseguendo troviamo le istruzioni di puff in inglese, in italiano, in spagnolo ed in olandese, e troviamo un piccolo kit per rigenerare comunque tutte le parti di ricambio del tank. Questa chiavettina qua ci servirà per cambiare, qualora volessimo cambiare il tank dal piccolo al grande, per poter cambiare il camino. Molto molto utile. E basta, tutto qua. Come dicevo prima, troviamo l'atomizzatore, che è molto semplice. Andiamo ad aprirlo. Questo è il deck, adesso andiamo a vedere più da vicino. Questo è il deck, semplice, la coil la mettiamo qua, poi la andiamo a vedere in quello rigenerato. È molto 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 facile, troviamo scritto anche il numero di serie, il seriale del tank, che è l'83307 in questo caso. Non facciamo altro che andare a guardare anche la parte interna, smontando pure questa parte qua. Eccolo qui, è costruito molto bene. Wendy Vape è uscita da poco con dei prodotti molto interessanti, devo dire la verità. Questo comunque serve per fare il refill. Con quella chiavetta andiamo a smontare qua per cambiare il camino. Chiudiamo e andiamo a chiudere pure qua. Adesso apriamo quello di Flavia per andare a vedere come inserire la coil. Quindi andiamo a smontarlo dalla box, lo giriamo a testa in giù, chiudiamo l'airflow e apriamo. La coil viene montata proprio in questo modo qua. Aspetta, ok, troviamo la coil che viene montata con le spire rivolte verso le viti, verso i grani, in modo che poi passa il cotone e viene inserito per bene, appoggiandolo abbastanza bene all'interno delle asole per l'ingresso del liquido, in maniera che quando poi pesca l'aria dall'airflow, che andiamo a vedere dopo, viene aromatizzato molto molto bene. È importante mettere la giusta quantità di cotone, sia per evitare che il tank vada in secca, sia per evitare che il tank pisci. È molto semplice, non ci vuole molto, e il deck comunque è fatto così. Quando andiamo a richiudere il tank ancora testa in giù, gli lasciamo l'airflow chiuso. Adesso lo controlliamo, sì, è chiuso, ok, è qua ed è chiuso. L'airflow ha delle asole regolabili attraverso questa goccia, che noi andiamo a trovarle minuscole, non so quanti millimetri siano, ma da piccolissima a grandissima. Il tiro però di questo tank è molto contrastato, è molto molto interessante, anche perché all'interno dei diversi fori puoi andare a regolarti tranquillamente quanta aria far arrivare e far intervenire. Ragazzi, questo è il Berserker con il tank piccolo. Non ci resta altro che andare a provarlo e a dirvi insomma cosa ne penso. Bene ragazzi, abbiamo visto com'è la rigenerazione, abbiamo visto come sono le diverse tipologie che troviamo sia nei colori che nelle scatole che in quant'altro. Lo andiamo subito a provare, perché non vi nascondo, è un bel po'
lo uso e sono veramente contento di questo liquido. Sì. Attento! Sono veramente contento di questo tank qua perché ha un rapporto qualità-prezzo esagerato. Troviamo veramente delle gran figate. È molto intelligente come tank, ma non perdiamo altro tempo. Allora, qua Flavia ha montato, questo qua è quello di Flavia, ha montato una coil da 0,98, stiamo andando a 13 watt, lei svapa come una tacchina a 95 di nicotina, ma ha distrutto la testa, non è vero, è 8. Non sono abituato all'8, io non ce la faccio. È una figata. È una figata assurda. Anche questo è un prodotto che è da un bel po' sul mercato. Io sono in ritardo su tutto, lo so, è colpa mia, però è un prodotto che volevo assolutamente, anche se in ritardo, mettere sul canale. Non mi interessa una chip, ce lo volevo e ce l'ho messo. Attento! Allora, perché è molto interessante questo prodotto? Secondo me è molto interessante per un semplice motivo. È veramente l'ammazza Kaifun. Non costa tanto, è semplice da rigenerare. Va da Dio, il Kaifun, ahimè, ce lo scordiamo per questi prezzi qua. Sicuramente va bene, nessuno sta dicendo che il Kaifun non vada bene. Però sono due cose che... Ma che cazzo? A parità di prezzo, una persona che non è innamorato troppo del tiro di guancia, però vuole un tank da tiro di guancia, senza spendere i soldi che andrebbe a spendere per un Kaifun, si prende il Berserker e ha risolto i suoi problemi. A livello aromatico ed a livello di rigenerazione sono cose straordinarie. Dov'è che può andare a peccare? Può andare a peccare se non fai attenzione, come dappertutto, a rigenerare. Se tu non rigeneri in maniera corretta, che metti troppo cotone, ti vai in stecca. Non c'è un cazzo da fare. Lui va in stecca. Se tu ci metti un po' di cotone in più, lui va in stecca. Però è talmente semplice da rigenerare che è difficile anche andare in stecca, mi viene da dire. Ma detto ciò, ragazzi, cosa vi devo dire? Secondo me è una figata. Il doppio tank va da Dio, perché comunque con il tank più grosso ci metti i liquidi un pochettino più fruttati e te li spingi un attimino di più. Con il tank più piccolino ci metti i tabacchi, che ti ammorbidisce ma ti spinge allo stesso tempo le note del tabacco. Secondo me, per il mio punto di vista, è un tank che chi fa del tiro di guancia, o comunque vuole un tank per il tiro di guancia, o comunque cerca un qualcosa di differente dai classici Q16 o via dicendo, lui è un'ottima alternativa. È quell'alternativa per chi vuole essere un pochettino più pro rispetto a un tiro di guancia normale. Lui è un figo, secondo me. Quindi, con l'ultima svapata vi saluto, ma vi ricordo anche, non solo e comunque durante, che figata sta cosa, anche non solo comunque durante, di iscrivervi al canale, condividere il video, mettere mi piace, attivare la campanella delle notifiche per il mio canale, ringraziando il Puff Store Pergine che oggi siamo andati ai Caraibi. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Nelle prossime recensioni chissà cosa succederà, ma chissà sarà. Comunque, capito, no? Ciao ragazzi, grazie. Io non vado a dormire prima delle 3, poi mi sveglio e mi chiedo il sole dov'è. E non vengo alla tua festa, no, non è un granché.